Oggi un ospite d'eccezione, una giovanissima donna a 27 anni, Caterina Cerroni. Buongiorno Caterina, è un grande piacere averti qui con noi. Caterina Cerroni, agnonese doc, è candidata alle elezioni europee per il Partito Democratico nel Collegio Sud. È veramente un traguardo importante. È un traguardo importante, buongiorno Maria, ti ringrazio anzitutto per avermi invitato, è un piacere essere qui. Ci diamo del tu perché Caterina la conosciamo da tanto tempo, è giovanissima, diventa difficile da togliere lei. Infatti, è un traguardo molto importante, quello che io spero anzitutto che sia un traguardo anche per la comunità agnonese, per l'impegno che il nostro gruppo politico, ma anche tutti i cittadini di Agnone possono portare. Anche in contesti più alti, diciamo. E penso che possa esserci un impegno perché veramente l'Unione Europea sia più vicina ai cittadini e questo secondo me deve partire dalle aree interne che sono quelle che soffrono di più di una distanza delle istituzioni, non solo nazionali ma anche sovranazionali. Caterina, è un grande orgoglio anche il fatto che è la prima candidatura molisana alle europee. Sì, è la prima volta che il Partito Democratico sceglie di avere un candidato molisano alle elezioni europee. Ovviamente è una sfida che si è sempre pensata difficile perché siamo una regione di poco più di 300.000 abitanti su un collegio di 14 milioni di persone. E secondo me è molto coraggioso avere l'ambizione dal Molise di rappresentare tutto il Sud Italia in Europa. Io credo che averne la possibilità sia già tanto e combatteremo per dare l'ambizione di vincere, insomma. Ieri abbiamo seguito con molta attenzione la conferenza di presentazione della tua candidatura da parte del partito, i vertici del partito, cioè del segretario Vittorino Facciola e tutti, diciamo, i big del Partito Democratico Molisano. Insomma, il segretario Facciola è stato molto chiaro nel dire che la tua è una candidatura che unisce tutto il partito, una candidatura unitaria e che tutti i livelli istituzionali del partito sono concentrati sulla tua candidatura, dal livello nazionale, a livello regionale, a livello provinciale e locale. Questo è un altro motivo di orgoglio perché una giovane donna che si pone veramente come rinnovamento alle sedi istituzionali più alte. Come ti senti rispetto a questo? Mi sento molto felice anzitutto del fatto che ci siano vari mondi che si uniscono, nel senso c'è il PD molisano che dopo un congresso poteva rimanere vittima delle divisioni che sono congressuali e di divisioni che si trascinano dal passato. E invece sono contenta appunto di come figura, con un impegno che è anche quello del gruppo storico che ha lavorato su Agnone, di essere riuscita a rappresentare la sintesi. Questo per me è un grande traguardo e ne sono davvero felice. E poi gli altri mondi che si uniscono sono quello del PD nazionale, diciamo così, e del partito molisano. Questa candidatura nasce da più fronti, è la coincidenza di più volontà, diciamo, la volontà dei giovani democratici di essere rappresentati in queste elezioni dalla loro responsabile Europa, perché io nei giovani democratici mi sono occupata proprio di questi temi, perché ci seguo, i giovani democratici sono l'organizzazione giovanile del Partito Democratico, e da una volontà anche di rappresentanza territoriale. Ed è un po' il percorso che in questi anni io ho fatto, quindi unire l'impegno amministrativo su Agnone, un impegno per il Sud, per il Mezzogiorno in generale, con la passione per gli esteri, per l'Europa, che è stata portata nella rappresentanza più politica dei giovani democratici e poi nelle organizzazioni internazionali. Facciamo un piccolo focus su di te, insomma, anche per farti conoscere, perché noi ti conosciamo bene, conosciamo il tuo, diciamo, percorso politico, ma dove hai cominciato a fare politica? Come hai cominciato? Io ho cominciato qui ad Agnone. Ho sempre avuto una passione verso la felicità degli altri, mi è sempre stata a cuore. E ricordo anche quando... il tuo linguaggio è veramente innovativo. Una passione per la felicità degli altri. Sì, ricordo quando nella primavera del 2006 venne Prodi a Campobasso per un comizio per le politiche e io non so di preciso quanti anni avevi? 15.
chiesi ai miei genitori di accompagnarmi ad ascoltare, però dopo passo mi accompagnarono un po' sconcertati. Da lì ho cominciato a pensare che questo interesse che io pensavo essere comune a tutti, cioè io pensavo che fosse naturale nella vita di una persona anche impegnarsi politicamente perché è un modo di essere cittadini, di essere partecipi nella società. E lì ho pensato di cominciarmi ad impegnare attivamente. Poi a 18 anni ho preso la tessera del partito, ho cominciato a fare attività qui ad Antone. Idee molto chiare da giovanissimo. Sì, diciamo che mentre sulle politiche del 2006, ovviamente con quanto uno possa essere vicino e capace di comprendere le dinamiche politiche a 15 anni, insomma, però ho sempre pensato che fosse il centro-sinistra il luogo in cui volevo militare, fare politica che rappresentasse i miei valori. E poi due culture diverse si sono unite nel Partito Democratico, quindi la scelta è stata molto, molto semplice, diciamo così. E ho cominciato a fare attività qui ad Agnone, poi ho cominciato l'università studiando a Roma. Tu sei laureata? Sì, sono laureata in economia e management. Ho cominciato l'università ed in realtà c'è stato un po' un richiamo alle origini quando qui ad Agnone è caduta l'amministrazione comunale e quindi l'impegno per fare le amministrative di nuovo si è tradotto in una mia candidatura. E a 19 anni inaspettatamente sono stata eletta. E quindi anche con un buon numero di voti, per esempio. Sì, sì, sì. Perciò hai fatto l'esperienza amministrativa di Agnone con il compianto sindaco Carlo Serra. Sì, che mi ha insegnato moltissimo. Sì. Spero che anche quell'approccio, non solo alla politica, ma alla vita, rimanga sempre dentro di me. Insomma. Era un buon gruppo. Era un buon gruppo e... C'era anche Piazza Vendani, Saia... Esatto, ed è secondo me ancora un buon gruppo. E purtroppo dall'esperienza di questi anni mi sembra di capire che non sia così comune avere un gruppo che veramente si sostiene l'un l'altro a prescindere da chi sia la punta più esposta, diciamo, nel corso degli anni, che ovviamente poi varia. Dobbiamo dire che a Agnone c'è, diciamo, parecchio dinamismo politico da parte della vostra generazione, perché sta esprimendo, diciamo, personaggi politici a un buon livello, insomma, anche in compagini diverse, insomma, ci sei tu per il Partito Democratico, c'è Greco per il Movimento 5 Stelle, diciamo che il vostro impegno su questo territorio è veramente sentito della tua generazione. Io spero, insomma, che noi negli anni di amministrazione, questo era uno degli obiettivi che mi ero posta quando ero molto piccola, era avvicinare tanto i giovani alla politica, a prescindere da quello che è l'orientamento politico, ma farsi partecipi della vita della comunità e non solo. Politica partecipata. Esatto, esatto. E questo è stato uno dei miei obiettivi. Secondo me nei 5 anni dell'amministrazione di Carosella, ma in realtà è una cosa che si è mantenuta anche oggi, c'è molto di più nel dibattito tra le persone, però in quello di cui le persone parlano, i temi legati alla nostra città e alla politica in generale. E questo secondo me è il risultato più importante che una il tuo impegno politico con i giovani democratici è iniziato durante l'amministrazione, mentre tu eri anche consigliere comunale. Sì, è iniziato dopo qualche mese in cui ero rappresentante in comune. E ricordo in particolare dopo che era nato su mia iniziativa, ma ovviamente spinto da tutto il gruppo, lo sportello informativo del lavoro, ricordo che c'erano tantissime proposte di fare cose sul Molise, in particolare le due più pressanti erano di aiutare a fondare i giovani democratici in Molise e l'altra era quella di fondare il Movimento 5 Stelle in Molise. Ovviamente per valori, per appartenenza politica, io rifiutai la proposta del Movimento 5 Stelle, non ricordo neanche chi mi contattò. Ti è stata fatta un po'. Sì, sì. E però io ero già molto, molto contenta. Hai fatto già le tue scelte. Esatto, esatto. E quindi da lì ho cominciato a dare una mano alla costruzione di questa comunità in Molise che è ancora piccola, ha ancora tantissimo da fare. Però siamo molto attivi. Sì, sì. E poi sono stata prima segretaria provinciale per i giovani democratici e poi sono entrata in segreteria regionale come vice segretario e occupandomi proprio di Europa e esteri. E da lì è cominciata anche un po' più direttamente un'esperienza nelle organizzazioni internazionali e di rappresentanza appunto della giovanile italiana all'estero.
Ricordo che la prima forse esperienza internazionale al di là dei seminari a cui si può partecipare fu il congresso dei giovani socialisti europei, che è l'organizzazione giovanile dell'FSE in Svizzera, e è un'esperienza molto bella perché i congressi internazionali sono congressi attesi, quindi ci sono 2 o 3 giornate in cui si discutono e si votano tutti i documenti e gli emendamenti ai documenti, e poi si fa una somma, una sintesi di tutti i documenti approvati, e quello sarà il programma per i successivi 2 anni di chi ha l'incarico di essere segretario generale o presidente. Ne parli con molto entusiasmo, il tuo impegno è veramente importante. Senti Caterina, questa esperienza che tu hai avuto come all'interno dei Giovani Democratici a livello europeo, quello che ti ha dato l'amministrazione comunale di Agnone, insomma, ce l'hai detto, che visione hai dell'Europa, dell'Unione Europea? Ci sono argomenti che appassionano di più, alcune cose che andrebbero riviste secondo te? C'è tantissimo lavoro da fare sull'Unione Europea. Io credo che tutte le ingiustizie che vivono gli europei in questi anni, in particolare dopo la crisi del 2008, siano legate al fatto che noi abbiamo un'architettura incompleta. E quindi quella che viene definita come unione politica, ma l'impegno sociale che l'Europa deve mettere nei suoi territori, nei suoi paesi membri, queste sono le priorità, secondo me, che deve avere l'Unione Europea e che anche generazionalmente devono essere spinte all'interno dell'Unione Europea. Occupandomi di questi temi, quello che ho capito è che l'europeismo deve essere un valore importante. L'Unione Europea, in termini di diritti sociali, civili, in termini di qualità dei prodotti, di condizioni di vita, di servizi che vengono offerti ai cittadini, è sicuramente è il posto più fortunato del mondo, potremmo dire. Però per ancora troppi cittadini ci sono poche opportunità e troppe ingiustizie ci sono sia all'interno dell'Unione Europea che ai confini dell'Unione Europea. Ovviamente il caso principale è quello del Mediterraneo, legato al tema dei flussi migratori, ma ci sono anche altri bacini di ingiustizia. Io all'interno dell'Internazionale della Gioventù Socialista mi occupo anche di coordinamento del Comitato Europeo, quindi di fare da raccordo di tutte le organizzazioni che sono in Europa, non solo nell'Unione Europea. E ci sono tante democrazie nascenti oppure sistemi di governo che non sono ancora finitamente democratici, e, come ad esempio l'Ucraina, che è un caso che ho seguito molto da vicino sull'ingresso di nuove organizzazioni. Lì, per esempio, favorire l'ingresso nell'Internazionale Socialista di una nuova organizzazione, di un nuovo gruppo giovani che può cambiare le sorti del paese, può avere un'incidenza sullo sviluppo democratico di quel paese. Ed è qualcosa a cui non soltanto i socialisti democratici, ma anche gli altri partiti dovrebbero porre molta attenzione. Caterina, un parlamentare europeo, che cosa può fare per il proprio territorio? Può fare moltissimo. Parliamo del Molise, di Agnone, insomma. Io credo che in astratto si possa dire che l'Unione Europea... Perché molto spesso, diciamo, le elezioni europee vengono viste un po', diciamo, un po' lontane da quelli che sono gli interessi locali. Invece, insomma, forse è il caso di che facciamo il punto su questa situazione. Come si può aiutare il proprio territorio, insomma, poi tu all'interno di un collegio importante con tantissime persone, dove ci sono sacche di povertà, dove c'è un alto tasso di disoccupazione giovanile, femminile, che cosa potete fare a livello europeo per aiutare questi territori? L'Unione Europea può fare tantissimo nel fare in modo che ogni territorio si sviluppi in modo compatibile con le sue caratteristiche e le sue aspirazioni. Questo che significa? Il nostro territorio è un'area interna. Ci sono moltissime aree interne, non soltanto in Italia, ma all'interno dell'Unione Europea, e sicuramente sulle aree interne l'Unione Europea può fare tanto, con investimenti, quindi fondi europei, che vadano a ridurre il divario, e cioè fondi di coesione che servono a ridurre le differenze
differenze tra regioni. È inaccettabile che un cittadino a Tumorisano, come un cittadino di altre all'interno di questo paese, debba usufruire di servizi che sono più inefficienti, minori dal punto di vista dei servizi sanitari, delle infrastrutture rispetto agli altri cittadini. E questo è un primo tema importantissimo. Ma le amministrazioni locali sono in grado di accedere, di utilizzare al meglio i fondi che vengono messi a disposizione? Perché credo che ci sia pure un problema. Sì, allora nell'esperienza da amministratore locale posso dire che no, non è semplice accedere ai fondi europei, capire anche dal basso quali siano i progetti nei quali investire per lo sviluppo dei territori, anche se ci sono i fondi. E in questo è importante la rappresentanza istituzionale. Serve una figura, a prescindere dall'appartenenza politica, che rappresenti il territorio in un buon modo e che sia capace di mettere in rete le competenze che si hanno all'interno di un territorio, la forza che vari comuni insieme, anche se piccoli, possono esprimere. Su questo il Partito Democratico ha già fatto tanto, ad esempio estendendo le possibilità di finanziamento verso le aree interne in termini economici, quindi aumentando le risorse sulla programmazione futura, ma anche permettendo ai comuni con meno di 15.000 abitanti di accedere ai finanziamenti europei che riguardano la coesione e lo sviluppo. Quindi queste sono cose più concrete. Ma la precedente, il precedente governo Frattura è stato in grado di utilizzare quello che viene detto sui fondi europei, cioè che spesso non vengono. E adesso con la gestione Toma? Quello che viene detto sui fondi europei è parzialmente vero, nel senso che ad oggi c'è anche la possibilità per quelli che non sono stati spesi di essere reinvestiti in nuove progettualità. C'è bisogno di una visione comune sull'intera regione, almeno, se non sulla regione più ampia, nel senso che comprende le aree interne e così via. C'è bisogno di una visione che miri ad un determinato obiettivo per un territorio. Il Molise vive una crisi importante, che è soprattutto una crisi industriale. Certo. Se guardiamo ai dati tra il 2017 e il 2018, è l'industria a registrare il risultato più negativo, con un meno 7,4%. Ora, sembra un dato asettico, ma è qualcosa che ci riguarda molto da vicino, le aree industriali dismesse di Venafro, Consigli, di Pettoranello. Ecco, lì... Difatti siamo in una crisi. Esatto, e sono quelle le ragioni che ci hanno portato a chiedere la certo. crisi. Ecco, io credo che quello debba essere visto ovviamente la fine, però la fine di un passato. Però mi sembra che c'è una crescita invece. Esatto, ci deve essere uno sguardo ad un modello di sviluppo diverso. Ora, un dato incoraggiante è il fatto che gli impiegati agricoli siano aumentati in Molise. Cioè non tanto puntare più sull'industria. Esatto, ma rispondere di più, io direi provincia per provincia, ma veramente territorio per territorio, alle aspirazioni che ogni territorio ha e alle caratteristiche che ogni territorio ha. Queste possono cambiare persino da Agnone a Isernia. Certo. Ed è per questo che tutti i livelli istituzionali devono essere in grado di capire insieme ai territori, veramente dal basso, quale sia il modello di sviluppo da seguire, che ovviamente si compone di tante ambizioni piccole, però che vanno sommate e messe a sistema, e solo in quel modo gli investimenti europei possono essere efficaci, solo in quel modo si aiuta l'Unione Europea ad aiutarci a svilupparci. Questo penso che debba essere anche il ruolo di un parlamentare europeo. Ne abbiamo alcuni, sicuramente nell'essere il Partito Democratico, che hanno fatto questo lavoro, che fanno questo lavoro, ed è sicuramente il compito e l'ambizione che il Molise dovrebbe avere nell'esprimere. Caterina, l'Europa sui diritti dei lavoratori, sui diritti dei più deboli, sui diritti delle donne, perché noi siamo anche un paese che ha ancora problematiche rispetto al raggiungimento della parità, sulle pari opportunità, la parità di genere, eccetera. L'Europa che cosa può fare? L'Europa deve puntare all'armonizzazione. In Europa ci sono sempre dei casi eccellenti in materia di diritti, anche sulla parità di genere ad esempio. Il Sud soffre sull'occupazione femminile moltissimo, le donne al Sud sono le più formate ma sono quelle che non lavorano. Poi le donne sono anche meno pagate. Esatto, e quindi l'Unione Europea deve battersi per ridurre il cosiddetto
gender pay gap, non è possibile che una donna sul posto di lavoro abbia meno diritti o sia pagata meno di un uomo, e fare tanto sull'allineamento dei diritti dei lavoratori. Penso a due esempi. Il divario di genere, in particolare sul posto di lavoro, anche il governo italiano in passato ha fatto tanto, penso all'impossibilità oggi delle cosiddette dimissioni in bianco, che riguardavano tante donne sul posto di lavoro, e questo deve trovare principi europei e per i principi europei e leggi europee che si applicano nello Stato, andando a capire poi ovviamente concretamente come si fa ad applicare una parità di genere. Però anzitutto è necessario che ci siano delle direttrici a livello europeo ed armonizzate. E lo stesso sui diritti dei lavoratori. Noi non risolveremo il problema dell'occupazione, di realizzare, oltre che posti di lavoro, buoni posti di lavoro, se a livello europeo non c'è una lotta alla precarietà, non c'è l'istituzione di un salario orario minimo legale che si è esteso a tutte le forme contrattuali che applicano nel mercato del lavoro europeo. Perché proprio il lavoro, ad esempio, è un tema che non può trovare soluzione ai problemi che lo abitano all'interno dello Stato, perché se io sono completamente garantita in Italia, ho una buona retribuzione in Italia, perché mi spetta come cittadino quando entro sul mercato del lavoro, sarò comunque in competizione con la persona che è della Romania o della Polonia, ha minori diritti. Certo. Ed è per questo che ci vuole un allineamento, perché la competizione a ribasso danneggia sia chi non ha diritti e ha una minore retribuzione, sia chi... I sindacati europei dei lavoratori, c'è bisogno di un'estensione della rappresentanza dei lavoratori, certo. Dei sindacati a livello nazionale e anche territoriale che siano più forti nella rappresentanza delle istanze di chi non è un lavoratore subordinato. Perché oggi certo. Purtroppo a pochissimi giovani capita di essere lavoratori subordinati per tutta la vita. Con una stabilità lavorativa e quindi con contratti di lavoro anche moderne. E di un sindacato europeo, appunto, perché sono battaglie che vanno condotte in sede europea, altrimenti sono inefficaci. Caterina, grazie, la tua è una sfida molto grande, coraggiosa. Con chi dovrai vedertela nel mondo? In economia si dice che non si dicono mai quali sono i competitor per non dargli vantaggio. In questo caso ci sono candidati per il centrodestra, in particolare Aldo Cotricelli, che è un europarlamentare uscente di Forza Italia, e da sempre molto presente nella nostra regione, e credo che anche uno dei motivi per accettare questa sfida sia anche di sfidare a viso aperto qualcosa che si è sempre pensato. Certo, poi una sfida, diciamo, definiamola veramente sfida, perché a fronte di un personaggio, insomma, noto, molto esposto, eccetera, una candidatura giovane, donna, che parla un linguaggio diverso, un vero rinnovamento rispetto alle candidature precedenti, insomma. Nuova per il Partito Democratico e in assoluto la prima nel Molise. E poi, come dicevano ieri, anche una bella ragazza, la conferenza, l'ho detto più volte. E poi è da Agnone, insomma, diciamolo, viene da Agnone. Di questo credo che tutta la comunità ne debba fare motivo di orgoglio. Sarebbe importantissimo avere un euro parlamentare, insomma. E anche una rappresentanza diversa. Certo. Noi veramente ti facciamo tantissimi auguri. E ti aspettiamo, diciamo, prima della chiusura della campagna elettorale. Tanti auguri, Caterina. Grazie.